Amici di Max Devil, bentrovati. Questa mattina siamo stati invitati alla presentazione di questo volume, Una provincia in festa. Le feste dell'unità di Reggio Emilia dal 1945 al 1990. Perché sono andato? La cosa è molto semplice, lo potete già intuire dalle foto che stanno scorrendo. Partecipare all'allestimento di questa cittadella voleva dire imparare a fare il mestiere che stiamo facendo, quindi organizzare eventi. Vasco Rossi, Orietta Berti, Gianni Morandi, poi tanti altri artisti che sono passati nelle feste dell'unità. Da bambino il mio babbo e la mia mamma partecipavano a questi eventi ed io con loro, per forza di cose. Oh amici, ero bambino, avevo veramente i pantaloni corti perché nel 1970 avevo appena 10 anni e quindi io lì mi divertivo come un pazzo perché arrivavamo lì alla mattina presto, dovevamo allestire il bar, dovevamo montare le insegne luminose, pulire, resettare, preparare i tavoli e poi finalmente alla sera arrivava la gente ed era festa, festa vera, esattamente quello che ci capita oggi in tutti i concerti. Arriviamo al mattino, prepariamo gli stand, aspettiamo che arriviate e poi arrivate ed è festa, festa fino al mattino, dopo il concerto ovviamente. Amici, Max Devil era lì già quando avevi i pantaloni corti, già nel sangue. Me lo ricordo come se fosse adesso, il mio babbo arrampicato sul ponteggio a serrare con la chiave del 19 i bulloni del Ponte Innocenti. Max Devil c'è. Cioè,